Era l'estate del 1982. Wow, ma che bella casa! Ti piace l'espressionismo astratto? Questo quadro è di Kandinsky? No, è di mia moglie. E tua moglie che sceglie i quadri, eh? Sì. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ah, la segreteria telefonica, non si sa mai. Hai la segreteria telefonica? Che lusso, fammi vedere, bella! Sì, ma no, non la toccare perché anche questa è di mia moglie, eh? Sentiamo se ci sono messaggi. Carlo? Carlo! Lo sai? So io, rispondi! Guarda che lo so che stai là con una. Vabbè, tanto quando ritorni te spezzo la schiena. Per fortuna è un errore, io mi chiamo Tommaso, non è... Tommaso? Sei in casa? Vabbè, io sono a check-in, ti richiamo più tardi quando atterra a Parigi. Ricordati di annaffiare le piante. La cena è in frigo. Ah, ti ho lasciato la paghetta sul comò, cerca di fartela bastare questa volta fino a quando torno, ok? Bacio bacio. La paghetta? Sì, mia moglie la chiama così scherzosamente. È che sono un po' teso, scusa. Sì, ma tu ti devi rilassare. Sì, ho un che faccio? Per te nulla, tu nulla. Metti io la faccio musica? Tutto io. Va bene. Tu rilassati, respira profondamente e lascia fare me. Pronto? Chi sei? Sono Tommaso, chi è? Passami Carlo, su. No, guarda, qui non c'è nessun Carlo, deve aver sbagliato. Ah, non è il 0650007007? Sì, è questo. Ammazza, ma chi sei? Il figlio di James Bond. Ma quale James Bond? Che cosa vuole? Senti, infar cretino, passami Carlo, su. Ma dico io, la gente ti telefona a casa per insultarti. Dove eravamo rimasti? Aspetta un attimo. Pronto? Deve essere cascata la linea, me lo passi Carlo? Ma non so come glielo devo dire, qui non c'è nessun Carlo. Lo so che sta là con una. Ma le dico di no, non ma c'è... te dico di ma sì. No. Ma sì. Ma no. Ma sì. Ma no. Vabbè, allora sì, Carlo sta qui, sta sul divano e sta a scopare con un riccio, va bene così? Oh, almeno... Adesso Vicente! Ma che c'è stavolta, eh? Passa verso telefono, forza. Pronta, mo? Ma non è diretta questa, mo? Che io sto qui a lavorare, sto! L'ho capito benissimo che c'è un'altra! Ma quale un'altra, mo? Ma io te dico che io sto qui a lavorare, mo? Sto a rubare! Sì, a quest'ora di notte! No, mo, rubo di giorno e casomai pure su appuntamento, dai, amo, non su! Non ci credo, chi è? La conosco? Ma quale la conosci? Perché non ci credi? Senti, di che sta rubando a casa tua, forse? Cioè, lei sta rubando a casa mia? No, te sono venuto a trovarlo, vedi che te sono venuto a trovare, eh? Ah, sì. E questa, e questa. E poi spendere i tuoi soldi, Ciccio, ci sono pure a rubare, c'è la ruta su sta cosa, dai, su! Signora? Sì. Forza. Signora, effettivamente suo marito era qui che rubava. Non ci credo. Non ci credo. Ma come non ci credo? Insomma, che vogliamo fare? Si conclude o no? Ho sentito la voce di una donna. Ma quale donna, mo? Ma deve essere stata la televisione. Ma te stai zitta, cara bella. Ma... Dicevi, mo, scusa. Vabbè, famo chi si tra 10 minuti sta a casa gara e furtiva. Allora ci credo. Conteci, amore, ti amo. Scusa, amo, ma ho visto una tua agendina e il numero col nome di Erika e ho creduto che c'avevi un'altra. Amo, ma Erika! Erika sarebbe la moglie del tizio che ti ho passato prima, che poi, tra me e te, è quella che i sordi. Ma perché io sarei un poveraccio, non ho capito. Ma Ciccio, ti ho sentita la paghetta, mando vai, oh. Ma quale paghetta? È che mia moglie la paghetta!
Dicevi, amore, scusa? Niente, che se beccamo a casa. Mi aspetti alzata? Sì, ti aspetto alzata. Ciao. Ciao, slippa cioppa. Ciao, 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 ciao. Slippa cioppa? Sì, è un diminutivo. Ho provato pure a chiamarla sventragazza, struppalilla, sarvalella. Meglio slippa cioppa. Ho detto. Ma che è finta? Sì, però pare vera, eh? Ma giusto io a te. Fermo, sparo. Fermo. Alza le mani, avanti. Qua, 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 qua. Non voltarti. Cammina lentamente davanti a me. Sempre le mani bene in vista. Ti dichiaro in arresto. Ma chi sei tu per dichiararmi in arresto, eh? Un brigadiere dei carabinieri. Ammazza che culo che mi ha detto stanotte. Proprio a casa del brigadiere dei carabinieri dove ne rubai io. Senti, Tommaso, io finisco di rivestirmi e poi me ne vado, eh? No, 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 tu ti rivesti, ma poi ritorni qua perché ricominciamo da dove abbiamo lasciato. E quanto a te, te la fa passare la voglia di andare a rubare a casa della gente. Vedrai. Pamela, Pamela, vieni avanti. Forza, telefono ai carabinieri, di che ho arrestato un ladro che si è introdotto in casa mia. Questa è violazione di domicilio, furto con scasso, intimidazione e resistenza all'arresto. E mettaci a ricatto e famo tombola, ciccio. No, quello che è giusto, ricatto, no. E io dico tutto a tua moglie. Ma questo è un ricatto. E io che ti ho detto, leva queste manette, dai, su. Pronto, carabinieri? No, no, fermo. Oh, che te Ma me l'hai detto tu? Ma tu prendi iniziativa, paghi te. No, e allora stai calma, no. Oh, dicevamo, caro? Mi devi da levare queste manette! Shh, che ti strilli, che ti strilli, che poi i vicini pensano che sto facendo un festino mentre mia moglie è a Parigi. Basta! Ma che fa un festino mentre sua moglie è a Parigi? Qui c'è gente delle donne! Ammazza le carecchie, sti vicini, oh. Oh. Lei messa manetta, va. Che avevo detto? Questo non è un condominio normale, è un covo di vipere, un nido di vespe. Non bisogna mai urlare, per nessun motivo, mai urlare. Ah! Erika! Erika! Oddio, Erika! È mia moglie! È mia moglie, Erika! È mia moglie, Erika! Ma che urli! Ma che sta, signore? E sono felice! Pensa se era felice, mi ha fatto bene il fatto! Ma che è successo? Hanno annullato il volo per Parigi. Annullato? Ho provato a chiamarti, ma era sempre occupato. Lo so, te... E loro? Loro chi? Chi? Lui è Carlo. Carlo è il mio vecchio amico. Ci siamo conosciuti dal pediatra. Lei invece è... Pamela. Sì. Pamela è la moglie di Carlo. Ah, è la moglie. Sì. Piacere. No, no. Piacere, Erika Randoni degli Archiotti di San Sepolcro di Grotta Magna. Succede, signor. Piacere, Carlo. E come mai ha le manette? E come mai ho le manette? Sono le mie, sono le mie, sì, sì. No, siccome stavo cadendo, allora gli ho detto di mettermi presti le manette così arresto la caduta. E non faccio male. Stavamo facendo un gioco. Guarda, sai, se me la disse manette, sì, Ciccio. Stai calmo, te le sto levando. Sì, perché ti avrò parlato di Carlo mille di quelle volte, cara. Tommaso, allora tu pensi veramente che io sia una cretina? Amore, ti prego, è stato solo un momento di sbandamento. Ma scusa, se tu mi avessi parlato i tuoi amici, Carlo e Pamela, non me lo ricorderei. Ma prego, prego, accomodatevi sul divano. E scusate tanto mio marito, che in quanto a ospitalità è veramente una bestia. Una bestia, guarda che capelli, ma con che gli hanno sgommato, con ciao. E ditemi, come mai questa improvvisata, come mai? Come mai? Sono qui di passaggio. Tommaso, scusa, ho fatto per caso a te la domanda. No, veramente no. E allora dagli almeno il tempo di rispondere, ma guarda che sei maleducato forte, eh? Oh! E ditemi, di dove siete? Ecco, apposta, di dove siete? Di Tokyo. E siamo di Tokyo, siamo di Tokyo. Sì, no, sì. Cioè, non è che sono di Tokyo in quanto giapponese, no. Loro sono di Tokyo, ma abitano, no. Sono di Roma, ma abitano a Tokyo. Ah, difatti, sì, siamo di Roma, ma abitiamo a Tokyo. Sì, dopo il semaforo c'è la farmacia. Ah! E che cosa fa, signor Carlo, a Tokyo? Cosa fa? Ecco, posta, che cosa faccio io a Tokyo? Medico. Sì, sì, sì. Cosa è specializzato? E in prelievi. generico. Prelievi generici, diciamo, non è che mi fisso, ma sottraggo con una certa facilità. E un luminare. Sì, di notte utilizzo la lampadina che fa buio. Sono tecniche nuove giapponesi. E mi scusi, se ne approfitto, sì. Ma io c'ho sempre un dolorino qui sul collo che quando mi giro di scatto... Ecco, anche adesso mi fa un male. Ma lo avverte solamente quando si gira di scatto? Principalmente, sì. E allora non si giri e vedrà che le passa. Sì, ma esiste un prodotto, una pomata? Ah, provi con una supposta. Ah, mi buttano un po' giù. E allora provi con una supposta effervescente, vedrà che la tira su. Che simpatico. Bravissimo. E mi scusi, Sasa, sì. Ne approfitto di nuovo. Prego, ma c'è, guardi. Tommaso che ha qui sulla pancia delle bruttissime macchie. Tommaso, fagliele vedere. Ma faccio vedere le macchie. Avanti, fagliele vedere. Ma non mi va, ma... T'ho detto fagliele vedere, ubbidisci, no? Ma non mi va, ma c'è pure una signora. Vabbè, ma io mica mi scandalizzo. Oh, hai vestita, su, sta camicia. Ecco qua. Mortacci! Ma che è? Hai visto? Che cosa può essere? Ah, diciamo, questa tonalità di colori arcobalenato che si intrinsecano tra loro con un tono alto e un tono basso potrà dare una prima diagnosi così improvvisata sui piedi un... E che zema leopardato. Ha presente quelle malattie psicosomantiche? Ah, e che ci si può fare? E che ci si può fare? Se mi dà una penna, proviamo i puntini, vediamo che esce fuori. Ma come di questa persona? Bella. Sì, ma dove lo sì. Posso portare? Così come sta? Sì. Al fascio! Simpaticissima, Pamela. E mi dica, sì. Signora Pamela, com'è Tokyo, com'è? Non ci sono mai stata. No.
Volevo dire che non ci è ammazzata prima di sposare me. Sta tempo, Salimita, ti distrai, no? E che mestiere fa, signora Pamela? Che mestiere fa? La mignotta. Cioè, in che senso? È morta. Sì, capisco. Sì, sta attento. Cattoliti, eh? Che cattoliti! Ma che maleducata che sono! Non vi ho nemmeno chiesto se avete già cenato! Sì, sì, tutta posta. No, no, in bianco totale, guardi. Ma allora rimanete qui! Non dite di no, che gli amici di mio marito sono anche i miei amici! Ma perché non rimanete anche a dormire? Ma signora Erika, ma il suo fascino è pari alla sua gentilezza. Ah, ma lei è molto galante. Ma la ringrazio, una ciaifra. Dopotutto noi medici siamo un po' signori e un po' pirati. Come diceva quel famoso cantante spagnolo, Julius Iglesias, non so se si ricordi. Allora è deciso, eh? Adesso mi do una bella rinfrescata e inizio subito a preparare. Un bidet a una signora come lei non si rifiuta mai. Ma lo so che lei è davvero molto simpatica. E cala, ma che c'è Gele questa posto di dire, guarda, la prego. E tutto male fa il tagliamento che dovrà. E non come il tuo solito. Arriveremo! Se vedemio! Ma date un occhino, ma. Senti, a genio della lampada, io te tengo il gioco. Ma come ti è venuto in mente? Lo dico, come ti è venuto in mente di dirgli che io sono medico di Tokyo! Ma dico, mi sembra un medico di Tokyo io, eh? Ma soprattutto medico! Io medico! Che fino a ieri ho dormito con gli occhiali perché mi hanno detto che ero di riposo! Io medico! Ma non potevi dire che ne so, comberare la Magliana, elettrauto, ciglia, macellare, ossia, no! Medico di Tokyo! Ma tu perché non hai detto di no quando ti ha detto di rimanere, eh? E perché secondo te io non ho detto di no? Dico, perché io non ho detto di no? Perché sto con mia moglie, ma la vera per se gnocca ciccia, quando me ne capita? Ma stai fermo, fermo con quelle mani! Eppure tu! Vai a dire che fai la mignotta. Sentite, io non le so dire le bugie, va bene? E poi me ne vado subito, non sono pagata anche per questo. No, aspetta, Pamela, non essere precipitosa. Che le dico io poi a Erika? E poi se andiamo a vedere, non è neanche giusto, io ti ho pagato per tutta la notte. Senti, facciamo una cosa, ti do anche un piccolo extra, almeno 100.000 lire, non è che si butta. Va bene, rimango, ma non chiedetemi di mentire, Va bene, allora dirò a Erika che hai subito uno shock, che credi di essere una mignotta, le dirò di assecondarti e vediamo quello che succede. E tu, ma mettiti bene! Oh. Ma sei mai visto un medico così? È un medico sul lettino, regolarissimo così. Senti, non fare lo spiritoso, queste sono sempre pronte, leggimi il gioco. Eccolo, utilizzale per i capelli, fai arrestare la caduta che ti è rimasto un ciassicino. Senti Pamela, lascia stare le bottiglie e vieni subito qua. Che abbiamo un piccolo problemino tecnico, perché il genio della lampada si è inventato che io faccio il medico, no? Ma tu devi sapere che io nemmeno so un nome di un farmaco, una cosa, che ne so, dammi un suggerimento, la prima cosa che ti viene in mente, che ne so, la prima cosa che si acquista in farmacia, dai, su, ti prego. I profilattici! E non pensare sempre al lavoro, no? Che ne so, un farmaco, un salvavita, una supposta, una pasticca. Le palline, zigoli! Ma come cazzo ti è venuto a me? Allora che gli faccio prendere residenza a bagno questi, Ma un'altra cosa, che ne so, c'è roba, una cosa, una supposta. Tommaso, ho capito perfettamente la situazione, non ti preoccupare. Certo, poverina, È una cosa drammatica. Già, certo. Allora è tutto deciso, Adesso ceniamo e poi rimanete qui a dormire. Ho già preparato la stanza degli ospiti. Hai capito? Dove fra l'altro, signor Carlo, se ne vuole approfittare, c'è qualche attrezzo da palestra. Lei fa palestra, fa qualcosa, Ah, no? Diciamo che ho fatto 5 anni di culturismo, ma come vede mi hanno sbagliato la scheda. Però diciamo che se lei mi mette a disposizione qualche piccolo attrezzo, potrei tentare di dare una piallatina ai miei lardominali. Cara, scusami se mi permetto, sai, non volevo interromperti, però forse non è il caso di insistere, avranno altri programmi. Ma quali altri programmi, signora Erika? Ma che ci ha preso per televisione? Ah, c'è nessun programma, signora, siamo a sua completa disposizione. Ma dammi pure del tu! Ma come la devo da chiamare? Erika! Erika! Ma che simpatico! Ma dica, mi dica, signora Pamela, da quanti anni siete sposati? Non siamo sposati! E difatti io sono il pappone! Ti dico che è morta, no! Erika! Già! Vabbè! Ma lo sai che lei è davvero una gran mignotta! Ma tantissimo bordo! Lei scusate, signore, se intervengo a bloccare questa splendida conversazione di grande spessore culturale, ma potrei informarvi che ho lo stomaco che grida vendetta dalla serie Quando è che se magna? Punto de domanda! A proposito de magna! Oh! Mi sono sempre chiesta, come si dirà in giapponese buono questo sushi? Come si dice? Non suona. Ha ha ha!
stanza. A lei è davvero molto, molto simpatico. È bella, ma pare già da presi che si deve fare. Va bene, io torno in cucina a preparare. E tu, Tommaso, offrigli qualcosa da bere e accompagnagli in sala da pranzo. Sì, cara. Arriveremo. Si vede per semidegno. Sì, cara. Mazza, quanto ho peso pratica col giapponese. Idiota. Ma dico io, ma come ti è saltato in mente di dire che rimanevi qui, eh? Ciccio, prima di tutto, idiota ci sei tu. E poi, ricordati che se resto qua è perché mi ha invitato la tua gentile consorte. Quindi io e Pamela siamo ospiti regolari. Tu non puoi rimanere qui. E perché? E perché? E a tua moglie Vera cosa dice, eh? Ci ho pensato. Capirai, slippa cioppa te romperà schina. Ma chi rompe la schiena? A me? Ma mettiti seduto, che adesso te lo faccio vedere chi è che porta i pantaloni a casa. Parli te, fai il filippino, te lascia la paghetta sul comodino, io. Eh? Ma vergognati, Roba che se te casca il dentino, ancora lo metti sotto al cuscino, vergognati, no. Aspetta il topolino, aspetta. Io almeno aspetto sta topona, guarda che roba, dia ciccio. Pronto? Sì, pronto, chi sei? Ma come chi sono? Chi sono? Guarda, ti ho telefonato per avvertirti che stasera non torno a dormire a casa, va bene? Guarda che io ti ho preparato pure la cena. Ecco, allora mangiare pure la parte mia. A deficiente. Se tra 5 minuti non stai a casa, quando torni, te pisto come l'uva. Ti saluto. Cosa ha detto la signora? Niente, se prende il zucchero frutta a lui e se ne va a dormire. E tipo motivo che può fare? A tavola. Ma se mangia. Sì, però mi raccomando, almeno a tavola. Sono due concetti semplici e fondamentali. Medico e Tokyo. Tokyo e medico. Inizia la festa. Vamos a trombar. Vamos a trombar tutto pagato. Vamos a trombar. Non è che ti stai facendo delle strane idee, no? Scusa, Tommaso, ti ha già pagato, quindi io un altro. È la stessa cosa. E lo sai fino a domani mattina come ti divertimo? Sì, ma sia chiaro, ho pagato per una botte mia. Ho capito, io fino a domani mattina che faccio? Ma no, io no. Vabbè. Guarda a dire che la differenza della tua e quanto sarà mai, su, eh? 1,5 milioni. Vabbè, fammi una botta e via, al limite fino a domani mattina me leggo un text. Ma che te fa? Ammazza altro cosa, sei ciccio. C'è Carlo? No, Carlo in questo momento sta dormendo. Ah, dorme? Porello, ma che è stanco? Sì, ieri sera lui e la moglie hanno fatto un po' tardi. La moglie? Cioè Carlo sta a dormire con la moglie? Sì, Pamela. Una mignotta. Sì, me l'ha detto, poverino. Sì, ma scusi, con chi sta parlando? Io so sarei la sorella, sì. Bene, allora appena si sveglia le dico chi ha chiamato, va bene? No. Lasci perdere, tanto non era importante. Arrivederci, eh? Arrivederci. Boh. Buongiorno, amore. La colazione è pronta? Io vado a fare un tuffo. Affogati. Mare, profumo di mare. Stamattina un bel tuffo in piscina. Nella tua piscina io vado a fare. Guarda che fisico ti è, eh? Pensa che questo fisico riesca a rimanere mezz'ora sott'acqua. Dipende da quando spiove. Ma fai un sorriso al nuovo giorno, allegria. Ma che cos'è quest'area funerea? Su, ecco qua, mettiamo un po' di musica, dai, su. E vai. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Bacio al cioccolato, io te l'ho rubato tu. Che è? Era la corrente. Se c'è una cosa che non sopporto la mattina è pupo. Cioè, non ho capito. Che cosa mi stai dicendo? Che a te non ti piace pupo? A nessuno piace pupo. Gelato al cioccolato. Dolce, un po' salato. Tu, gelato al cioccolato. Pupo è proprio che un poeta, pupo! Dormito bene, amico mio? Primo, non sono affatto tuo amico. Secondo, non mi hai fatto chiudere occhio tutta la notte. Terzo, che ci fai ancora qui col mio asciugamano e il mio box, visto che tu te ne devi andare? Ciccio, primo, se sono qui è per farti un piacere. Secondo, il tuo boxer e il tuo asciugamano me l'ha gentilmente prestato la tua affascinante consorte.
E terzo, ti ricordo che qui se bevi, se mangia e se tromba gratis, ma chi schioda ciccio? Fate un po' più, va. Che ti spingi? Ma che te stai a mangiare? Fammi sei in parente, sei. Ecco. Che mi sto mangiando, infatti questa è roba mia. E infatti se la mangio perché è roba tua. Se fosse stato un altro mi sarei azzardato. Ormai c'era una reciproca, diciamo, complicità. Ma che è? Marmellata dei fagioli, ma che è? Ma lo senti che puzza? No, che? Questa è una confettura che fa Erika. E cosa fa Erika? Se mi hanno scureggiato sul panino, senti? Senti? No, lo so, so. Senti che no? Ma lo so, è una vita che me la mangio, lo so. Che c'è il tappo, c'è il chiusino qua. Lascia vedere, sono cose che Erika ci tiene, le fa lei. Mamma mia, lei va. No, ma poi io dico, che ci parla a fare con te che tu sei un reietto, sei? Lo dico, secondo te, questo ti sembra un fisico da ragnetto? Ma reietto è un sostantivo maschile, dicesi reietto che non è degno di stima o considerazione. Ecco, questo è quello che mi manca a me. La cultura? No, la stronzaggine. Senti, io con te non ci devo parlare, noi siamo due mondi diversi, lo capisci o no? Io sono un brigadiere dei carabinieri e tu sei un delinquente, sei. Sì, è vero, non farò una bella vita. Comunque... Come diceva mio povero nonno, erarem humanum esters, perseverare è diabolix. Su diabolix, per piacere, lasci sta marmellata e te ne vai, eh? Ma lascia, roba che vorresti da ringraziare che ti ho salvato la vita, ma che, ma la senti che puzza, sta spremuta degli app, ma che te sta mangiando? Tu non ti preoccupare, fate certo. Affari tuoi, dimenticati di noi, dimenticati di tutto, arrivederci, addio e grazie. Ma come posso dimenticarmi di una nottata passata con quell'esemplare di donna che risponde al nome di Pamela? Dopotutto mi sembra giusto e doveroso portarti a conoscenza di come ho passato la nottata, visto che hai sborsato una cifra non indifferente. E ti dirò di più, che con Pamela è stato diverso, sì. Con Pamela, pensa che io in genere, quando mi faccio la seconda, mi prende sempre una sudarella che mi percorre tutto il corpo. Se vede perché la prima me la faccio d'inverno e la seconda d'estate, che ne so. E invece con Pamela è stato un frullato d'orgasmio. L'ho presa, l'ho denudata. L'ho parcheggiata sul letto e l'ho guardata. Lei mi ha riguardato e gli sono saltata addosso come il gatto selvatico del mercante in fiero. Siamo venuti sul letto, siamo venuti sul comodino, siamo venuti su armadio e poi siamo venuti in cucina a piazzare cucchiai di zucchero perché mi girava la testa. E ripreso mi dà le forze, gli ho fatto provare l'ebbrezza del mulino a vento. Hai capito? E come sarebbe? L'ho infilata e ho fatta girare. Oddio, mia moglie! Mia moglie! Amore! Ma che sorpresa! Ma come hai fatto ad entrare, eh? Ho scavarcato! E difatti, siamo una famiglia da scavarco! Sì, eh? Ma com'è qui? Guarda quel... Che bel viso illuminato da questi raggi del sole che... Com'è qui, amore? Che mi devi dare, eh? Oddio, ma che mi devi dare? Ma che cazzo gli ho chiesto a fare? Abbada, questo è solo l'antipasto! Ma guarda che stavo spiegando a Tommaso! Sì, anzi, a proposito, spiega. Brigadiere Risello, mia moglie Elisa... Incantato, sì. A rimanillata? Sì, 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 eh? Di una cosa che avevo... letto ieri su Ville Casali, sì. Ma se te ne ha letto un video e difatti guardavo le figure all'interno, c'era un inserto sui mulini a vento, diciamo che mi interessava, cioè, vabbè, voglio aprire in agriturismo, una cosa particolare con... Ah, disgraziato delinquente che non sei altro. Oddio. Ho telefonato a tutte le questure di Roma, sì. A tutti i commissariati, sì. Di zona stanotte, sì. Mi ho pensato, sì. Quello avrà rubato una macchina per ritornare prima a casa, sì. Ma poi mi è venuto un dubbio, dove mi trovo? Guarda che se io sto qua, è per far piacere a lui, amico! Buongiorno a tutti! Ah. Sto portando il pezzo che leggevi stanotte, se non l'hai finito puoi leggerlo in piscina! Bella idea, dacci tua! Sta mignotta? È mignotta, chi è? La moglie che ci dormivi stanotte! Oh, no, piano con le parole, io non sono la moglie di nessuno, ok? Mi sembrava. Senti, amore, io posso capire che le apparenze sono leggermente contro di me, sì. Ma come si dice, l'apparenza... Mi inganna! Bravo! Grazie. E a tutto c'è una spiegazione, dai! Brigadier! Parte la spiegazione! Parti, va! Ma che sei matto? Questa me la peggio di nuovo. Calla, deve cosa. Sentite, io mi faccio un tuffo in piscina e poi me ne vado, eh? I panni sporchi si lavano in famiglia! Oh, se ne va, ecco, bella, vedi dannate, ne va! E saluta Cedarza! Sì, sì, e gli dico che ho incontrato Cina! Ah, disgraziata, devi dire! Io pure a te! Sta sempre a partire con questa roba! Questa bocca! Fermati un attimo, sempre a partire da destra! In 5 anni da matrimonio mi sono fatta cussare pochi anni! Riposate, no! Dammi questa spiegazione! Sediti un attimo! Dammi questa spiegazione! E poi mi rimetto a posto il pomo da dame e dato! Se, se. Tutto è successo ieri sera, quando il brigadiere Risello qui presente aveva deciso di stambeccare la propria consorte. Quello. Cosa che peraltro io disapprovo pubblicamente, perché per me, quando un uomo decide di mettere le corna alla propria moglie, è un verme! Peggio! È una merda! Peggio! È la merda di un verme! T'ho detto peggio! Lo voglio di peggio o no? Ma chi ha detto la merda del verme? Io documentari
Fa lo spiritoso. Signora, se mi consente, sì, proverei a spiegare tutto io. E spiegami te, va. Allora, dai. Vede, tutto è cominciato ieri sera, quando, approfittando del fatto che mia moglie era partita per Parigi, mi sono portato a casa la signorina puttana che ho conosciuto poco fa. Ah. Oh, poi all'intrasalta è tornata mia moglie. Allora, a quel punto suo marito, gentilmente, anche perché altrimenti l'avrei arrestato, ha fatto finta di essere il marito della signorina suddetta. Ma è la prima volta che tradisci tua moglie? Beh, veramente sì. Lei è ventriloqua? Me sa di no. E allora so cazzi. Mi sa proprio di sì. Dai. Erika! Amore! Come stai? Sei uscita dalla vicina di rientrare la cameretta fatta sotto di C2. Ecco qua. Allora, io stavo dicendo... Che stavo dicendo, Carlo? Ragazzata! Bravo! Che no, no, che... Ma mica ragazzata! Ragazzata! Ho capito, non è che... sì, in effetti, ecco, mi sono inventato tutto per far perdonare Carlo dalla signora Slippa Cioppa, sua moglie. Questa è la moglie? Sì, la moglie di... Piacere! Erika Rangoni degli Alfiotti di San Sepolcro di Grotta Magna. E succede, signor? Ecco, appunto. Ora, secondo lei, io che cosa dovrei fare? Secondo me? Che? No! No! Grazie tante! Dov'è, signor? Tommaso, hai 2 minuti e mezzo, anzi no, 2 minuti per lasciare questa casa. Addio! Mariguzza, amore, non fare... Oddio, sto uscendo sangue. Ma non ti sei... Ti ha detto bene, vedi da parte. Ma non ti sei... Mariguzza! Mariguzza! Mariguzza, amore! Pensa se te rompeva l'otto. Lo sai, ga? Che è? Che è? Stavo a pensare una cosa. Che stavi a pensare? Stavo a pensare... Stavo a pensare a quello che mi ha detto... Uno degli invitati è il giorno che se siamo sposati. Ah, che ti ha detto? Dimmi un po', mi fa piacere sentire i pareri, insomma, dopo tutto abbiamo affrontato una certa spesa. Dimmi. Certo. Che ti ha detto? Mi ha detto, Lisa, stai a fa l'errore più grande da vita tua. Quell'uomo è un coglione e ti farà soffrire. Ma chi è? Questo che è venuto a Magna Spa per matrimonio mio? Per dirmi queste cose, no, tu mi devi da dire nome e cognome di infame! Tu madre? Ah, mia madre! Ma te mia madre non l'ha capita, mia madre ha sempre avuto voglia da scherzare. Ma lo sai che è morto mio padre? No, lo so! Dai, risate! Sentiamo, lo sai che ti dico? Mettiamoci una pietra sopra e torniamo a casa felici come due colombi innamorati che svolazzano nel cielo sempre più blu. Ah, disgraziato, pensa che non sei altro, vieni qua che potrà dico io una cosa! Stasera c'è una nuova. Dimmi. Lo sai che succede? State là! Vado a casa, faccio le valigie e torno da mia madre! Addio cuore! Arriva a mercato! Guarda, Lisa, che una volta usciti da quella stanza non si torna più indietro, capito? Lisa, una volta usciti da quella stanza non c'è possibilità di andare indietro, capito? Capito? Che ti c'è, capito? Che è? Ma che ti strilli? Che ti strilli? Stiamo facendo sentire tutti i cazzi nostri vicini. Basta! Basta! Vi state facendo sentire tutti i cazzi vostri! Qui c'è gente che dorme! Ammazzali, Gheritio! Carlo, mi fa piacere che mi ospiti a casa tua per questa sera, ma da domani, guarda, appena trovo un alberghetto me ne vado perché non ti voglio dare disturbo, Ah, eccoci qua, finalmente a casa! House sweet ag... vabbè, è house. Oddio, guarda che spettacolo, Dai, ci siamo sbagliati, questo è il magazzino. Ma quale magazzino? Ma non fare lo spiritoso, ma questa è casa mia, ma non lo vedi che è bijoux? Che bijou? Ma come che bijou? È tutta roba ammucchiata, ma che è sta roba? Ma che stile sarebbe questo? Rococò, decò, no, è... Burro e parmigiano, una cosa rustica. Piena tutta sta roba, sa dove viene poi sta roba? Guarda che tutta roba di prima mano, ciccio. Sì, appunto. E che è sto proprio qua? Ah, tu quello lo chiami un obbrobrio? Io dico, tu quello lo chiami un obbrobrio? Ciccio, ti informo che ti trovi davanti a un quadro dal primo 500. Stai zitto, ma che è sta cosa qui? No, è la mia palla antistress. Ammazza, così grossa. Sapessi i problemi che ho io, ciccio? Alzo le mani, non le voglio... E che è questo? Roma sparita. Ma non c'è niente. No, detto era sparita, ma che vuoi da me? Ma sparisce tutto per tutta casa. Tutta roba ammucchiata. E questo ti piace, eh? Che? Autoritratto, no, le cose. Senti, fammi capire una cosa, scusami, caro, ma... Qual è la mia stanza? Questa?
E la tua? Questa? Ma in cesso? No, in cesso è quello qua, la prima a sinistra. Ah, quello è cesso. Sì. Ma lì c'è un'altra stanza, però. No, quella è una stanza ineggibile, la utilizzo come magazzino, ma tu ignora, la tua piccola. Ah, quello è il magazzino. Sì. Ti vede quello come sta. Ah, che... Insomma, cioè tu mi stai facendo capire che dobbiamo dividere la stessa stanza. E anche lo stesso letto, quello qua, bello, eh? Come lo stesso letto? Questo? No, ma non esiste, eh. Io stasera rimango, ma da domani a Berghetto. Ma Ciccio, senza paghetta, ma dove vuoi andare? In effetti, posso andare a destra? Beh. Che? Dove mi metto? Ah, dove ti metti? Non dico dove ti metti! E questo è l'ingraziamento! Non lasciate lo spazio! Io sono tutto il centro risicato! Dove ti metti? Che fenomeno! Ma fate bene, no? Vai te provare. Mamma mia, E mettiti bene, su. Ah, io non te sopporto più. Ho bisogno di un buon sonno ristoratore. Ah. Eccoci qua. Non vorrei mica fumare a letto. Perché? Sai quanta gente muore bruciata nel sonno? E spegnila bene, che una volta per un ritorno di fiamma sono morti due vecchietti. Non vorrei mica lasciare il posacenere lì vicino. Le esalazioni ci potrebbero ammazzare questa notte. E poi smettila di fumare. Sai quanta gente muore per colpa del fumo? E non ti grattare che ti viene l'orchite. E porti proprio iella, eh! Ma da ragazzino che te darò omogenizzati di gatto nero e dormi, no! Mamma mia, oh! Ma chi mi ha fatto fao? Iniziamo bene proprio, eh! Io lo facevo per te, fai come ti pare. Comunque, il fatto che dividiamo lo stesso letto non vuol dire che siamo in confidenza. Guarda, bello, che io con quelli come te ci faccio colazione la mattina, hai capito? E che fai, te li mangi? No, se incontriamo al bar, che sei a cappuccino, che ti mangi, ci chiama la cassa. Ma stai zitto, stai sempre a scherzare. Ma lo sai che sei? Tu sei faceto. Oddio. Oddio, che c'ho? Oddio, tu sai qualcosa di nuovo di me? Oddio, mi sento male. Ma che sto facendo? Oddio, oddio mia. Oddio, che c'ho? Dimmi che c'ho, dimmi che mi sento male. Ma smetti. Io vorrei morire. No, ma c'è 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 no. Ma che sei a fare? Oddio, che c'ho, che c'ho, che c'ho? Faceto, dicesi faceto, di persona fatua, superficiale, priva di profondità, inelegante, tale da meritarsi di essere ingiurata. Come dire, rozza, spregevole, di cattivo gusto. Non stronzo. Non stronzo. Ma te, ma non stronzo, no! Ha detto faceto, io già mi vedevo morto! Lì in corsia, in terapia intensiva, quello c'è una broncopolmonite, quella è una brutta cosa, quello è faceto, è spacciato, porello! Ma flempo, pianete faceto! Com'è la lapide di uno che muore di faceto? E sta sua lapide. Qui è morto faceto, ma ho piacere. Non ci scherza più, eh? Hai finito? Che io sono ipocondraido, eh? Hai capito? Ipocondraido, sì. Hai finito? A sotto Marche faceto. Se, quando hai finito questa sceneggiata, eh? Me lo dici? Lo vedi, siamo due persone diverse. Tu stai sempre a scherzare. Tu rappresenti il male, io rappresento la legge. Io rappresento il bene, questa è la verità. Tu? Con qua la faccia. Che faccia? Ad un massimo lo fa il rappresentante dei moghette. Va in giro col campionario, guarda che sopracciglia, ma date una tagliata, no? Mi sembra il nipote del barista di chi smiliscia, ma rabbio! E tu questo conosci, ma rabbio? Senti, lasciamo perdere, dormiamo che si è fatto tardi, eh? No, meno male. Oh, allora, come si spegne sta luce? Non lo so, rubata accesa. Capito, va, spengo io. Buonanotte. Buonanotte. Ecco qua. Buio faceto. Buio faceto. Carlo. Carlo. Carlo, c'è un assassino vicino al magazzino, Carlo! Carlo, attenzione!
Quello è tuo quadro, amico mio, sta zitto. Basta che resti fermo, vedrai che non ti fa niente. Buono, tranquillo, che è tutto sto casino per un armato di coltello. Sta zitto e dormi, no? Lo so io facendo, Carlo, ma questo è il coltello da... Esci! Ma che vuoi far sentire Guccia? Ai vicini che dentro casa mia c'è uno che gira armato di coltello e te te cagli sotto perché sei un fifone, devi sta zitto. Zitto, capito? Ma basta! Basta! Ma che dentro la stanza gira uno col coltello e quello si caga sotto perché è un fifone? Qui sì, c'è il pianto che dorme! Capite che fa? Te devi sta zitto, quello è torquato, amico mio. C'è avuto un trauma tanto tempo fa, è rimasto sotto shock. Esce solo per bisogni primari e resta attratto da tutto ciò quello che si muove. Quindi per cui tu resta fermo e vedrai che non ti fa niente. Ma che è tutto sto casino? Carlo, c'è un armadio di coltello. Di che? Perché? A me? Carlo, Carlo, c'è un armadio di coltello. Di che? Sì, oh, no, che succede? Col coltello, io sto da me. Oh, aspetta, lui, di che? Oh, non si va lì, se mi, adesso, che niente, che sì, che sì. Oh, che ne so, non sta da me. Ma qua, niente, niente, sta da me. Perché? E nel coltello, sì, adesso che? Oh, sì, vai, sereno, tranquillo, tranquillo. Vai, vai, dormi, vai, 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 e dormi, sono stato chiaro, buonanotte. Tu non sei normale però, eh? Io, Te c'hai la testa così vuota che se ti metti i tappi orecchie le cascano dentro. Ah, Stein, meglio che dormiamo, Ah, facendo Stein. Buonanotte. Buonanotte. Ma guardando sono capitato, Se potessi permettermi un alberghetto. Carlo? Dove stai andando? In farmacia. Col passamontagna in farmacia? C'ho la sinusite, con che ce vado? Ah sì? E di un po', che c'hai in mano? Dove, qui? Niente, cinque dita, normali. Pollice, indice, anulare, il casello, il raccordo. L'altra mano? Dove, qui! Ma... un amuleto. Piede porca, amuleto. Guarda che va di moda. C'è chi va in giro con chi un'unghia di tigre, con chi una coda di volpe. Io ho preferito più una cosa economica, ho preferito una zampa di porco. Perché? Ma smettila, ma che bel mestiere che ti sei scelto, E te che bel pigiama che ti sei infilato, Non ti preoccupare, vergognati. Lo so, non sarà un bel mestiere. Comunque, come diceva la mia povera nonna, Carlo, se vuoi avere successo nella vita... Ah, che donna mia nonna. Carlo, se vuoi avere successo nella vita... Carlo, se vuoi avere successo nella vita... Perfetto. E poi? E poi, Carlo, se vuoi avere successo nella vita... Ah, e poi si addormentava, porella, boh! E perché soffriva di diabete, no? E che vuoi fare? Infatti diceva, ah, ragazzi, come stai? Boh! E si addormentava, che vuoi fare? Diceva, diabete alto. Pensa, lo sai che legno hanno usato per fargli la bara quando è morta? Che legno? Diabete, come soffriva nonna, porella, guarda! Pronto, Lisa? Ah, salve signora. È uscita? Senta signora, non è che sarebbe così gentile da... Se le posso lasciare un messaggio? No, no, senza che prende carta e penna, guardi. Se al limite cambia la data a quello di ieri, sì. E tanto è sempre la stessa cosa che le devo dire. Grazie ancora. Sì, sì. E le dica che ho telefonato. Grazie signora, arrivederci. E un bacio in bocca. Al lupo, sto mostro. La socera più brutta d'Italia. Se si va a fare una caricatura la ricopiano. Ma io dico perché? 500 volte che ti chiamo, ma perché? Perché ti fai negare? Ma lo sai? Non per tempo di scusarmelo. Oddio, questa è lei, ci ha ripensato, sì, Lisa, sì, sì. Pronto, Lisa? Ciao, palle secche, dimmi. Un colpo? Devo partecipare a un colpo? Che parte dalla Spagna e arriva all'aeroporto di Fiumicino? E il colpo si fa a Fiumicino? Guarda, grazie per avermi chiamato, palle secche, ma non sto in condizioni, guarda. No, sto male, non mi sento tanto bene. Ma questa storia di Lisa che mi ha buttato giù, e lo sai come sono fatto, io non riesco a reagire, c'è poco da fare, ma poi sta convivenza con questo, guarda, non lo sopporto più,
Ma come va, Pallese? Ma come va? Ma chi mi ha fatto fa? Sta tutto il giorno a pulire, a scopare, a sporvera, a sporvera, pulisce, scopa, scopa, pulisce, sporvera, sporvera, pulisce, scopa. Mi sembra il fratello Mastrolino, non reggo più, ha capito? Quante volte ti ho detto che quando fai la pipì devi alzare la tavoletta? Non è che ci vuole tutta questa scienza, la natura ti ha dotato di dito opponibile. Alzi la tavoletta e fai la pipì, non dico prendi la mira, ma almeno non spande la pioggia dorata. Ma hai fatto una marana, là per terra una guazza. Tanto ci sono io che pulisco, che te ne importa a te? Guarda che là per terra che cos'è, uno schifo. Io invece niente, io non dico niente, io pulisco tra mattina e sera, non dico niente. E lavoro e fatico e tu sporchi e non mi rispetti, questa è la verità. Tu non rispetti il mio lavoro, è tutto qua, io lavoro e tu fatico. Giorno, ti do una notizia che ti sorprenderà. Il rotolo di carta igienica quando finisce non ci va su da solo, ce lo devi mettere tu, devi prendere il tuo editino, spingi qualcosa e rimetti il rotolo. Invece no, lo devo fare sempre io, tu lasci che faccia tutto io. Va bene, io lo voglio pure fare, ma almeno dimmi una parola di conforto, una gentilezza, niente, per te tutto è dovuto. Ma una volta che mi dicessi grazie qualche cosa, niente, niente, io fatico e tu sporchi, io fatico e te non te ne frega niente, questa è la verità. Ma dimmi una parola di conforto, qualche cosa, un ringraziamento, non dico tanto. Non lo sopporto più, guarda, non ce la faccio. Spazzolone, quando e tu... E mo' me rotto li coglioni, oh! Ma che paga 40 anni per andare a fare mi porta libretto di istruzioni, eh? Senti, Palese, ti saluto perché tra un po' inizia il corso per i bisogni pesanti. Ci vediamo dopo, eh? Ciao, grazie per avermi chiamato, è stato proprio un piacere. Ma c'è da fare, devo studiare. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao pure a te. E c'è, e c'è, e c'è, e c'è, 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 e c'è. Oh! 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 A telefono. Palle secche? Non sarà mica Achille Bonfatti detto Palle secche che nel 74 fu arrestato per rapine da 79 latitante? Ma che c'è l'albo delle figurine di pregiudicati? palle secche, ma saranno ognonimo, no? Ognonimo. Ma vai a vedere le sue pagine gialle, ma lo sai la parola palle secche quanti ce ne saranno, no? Sei pieno di ognonimi così, bro. Vabbè, ho capito, sei nervoso, ti devi sfogare e ti sfoghi con me. Però va bene, non fa niente, lo accetto, lo sai perché lo accetto? Perché in fondo ti sono grato, perché io da quando sto qua, io sono un uomo nuovo, un uomo diverso. Sì, perché mi sento più libero, più leggero, perché non c'è più Erika a dirmi che cosa devo fare. E allora, che ne so, voglio mangiare, mangio, voglio pulire il water, pulisco il water, voglio dormire, dormo. E lo sai perché sono felice? Perché ho scelto io, liberamente, di pulire il tuo cesso. Sono soddisfazioni, eh? Sì, perché tu trovi il lato positivo, ecco, delle cose. Allora, vabbè, comunque. Oh, suonano. Vado io, non ti preoccupare. Tanto. Chi è? Sono Aldo. È un certo Aldo? Si apri, è Aldo, l'inquilino del piano di sopra. Sua Altezza. Dica. Buongiorno, scusate il disturbo. Prego. Siccome stamattina facendo la spesa ho dimenticato la cosa più importante, non è che per caso avreste un pezzetto di tartufo bianco d'alba? Abbiamo un pezzetto di tartufo bianco d'alba? No, l'abbiamo appena terminato, mi dispiacque. Si dispiacque. Grazie lo stesso e arrivederci. Prego, si figuri, arrivederci. E mi saluti la sua metà. Riferirò, riferirò. Se la vede, naturalmente. Arrivederci. Arrivederci. Ma che è matto questo? Ma quale matto? È l'inquilino del quinto piano. È un nobile decaduto. Ah, ho capito. Sangue blu. Ma quale sangue blu? Ma ne hai visto quanto è alto? Mezzo sangue. Senti, caro, io ti vedo troppo scontroso. Guarda, in questo periodo sono alcuni giorni ormai che viviamo insieme. Io te lo devo dire, tu sei così per Lisa, però, scusami se mi permetto, tu sei troppo orgoglioso. Te lo posso dare un consiglio? Telefonale, no? Hai salto tutto. Sono 500 volte che gli telefono, ma si è consumata la falange del dito, vedi? Non ti sopporto più, tu sei insopportabile. Basta, devi andare, tu basta. Sei un ingrato perché io sono dalla mattina alla sera a pulire, questa è la verità. Ma quale ingrato? Che tu da quando stiamo dentro mi hai rovinato la vita. Ma come ti sopporto? Ma dove siamo? Ma che io mi faccio? Ma come mi devo vergognare di questa cosa?
vattene, vabbè, vattene, vabbè. Non ti sopporto più, sparisci da sta casa. Mi ha rovinato la vita, va bene? E prima lì si è morto, ma che ho fatto di male io? Basta. Basta, non risponde, non ci sto per nessuno, capito? Pronto? Oh, Lisa, ciao. Ho detto che non ci sto per nessuno, attaccami il telefono. Sempre risponde. Ma, non ti preoccupare, ci penso io, no? Sì, te lo passo subito. Lisa. Tu lo sai che sei l'unico carabiniere che è nudo sotto la doccia è un infame fragico. Vattene, vattene! Ma che gli dico io a questa? È l'occasione che aspettavi, dai. Ma quale occasione? Ma non sono ancora pronto, no? Vai, dai. Pronto, Lisa? Ciao. No, non disturbi affatto. Ero qui a casa che... Ma stavo... Leggevo. Sì, leggevo tanto. Sì. Sì, a sì. Cosa leggevo? Leggevo... Fai eco. Leggevo voto... No, Umberto. Sì. Umberto, il nome della rosa. Il fioraio, no, Umberto, no, quello che ti ha portato le rose. Guglielmo Eazzo. Quello che si è rotto il cazzo, no, il fioraio. Ma che stai, ma stai zitto! Non leggo più, no. Sono stanco, c'ho mal di testa, Lisa, c'ho mal di testa. Ah, vieni domani a riprenderti le tue cose? Ah, ma certo che ci sono, amore. Ma certo, domani ti sto qua aspettando a te, cara. Va bene? Allora ti abbraccio e ti do appuntamento domani. Grazie per avermi avvertito. Ciao Lisa, ciao. Era Lisa. Vieni domani a riprendersi le sue cose. Ma come faccio a presentarmi? Non me posso presentare così. Io volevo presentarmi un po' a cambiare. Lei mi trova così, ma quella se ne va. Vabbè, non c'è bisogno di piangere. Quella se ne va, sono distrutto. Vabbè, dai, su, coraggio, dai. Poi... Dammi una mano, le prego. Aspetta, vengo subito, aspetta. Dammi una mano, non ce la faccio. No, ma non ti preoccupare, Carlo. No. Senta, è un momento un po' delicato, solo se si tratta di una cosa urgente. Certo che è urgente, urgentissimo. Siccome sto preparando un antipasto di mare, non è che avresti una rosina di ossiche della Normandia? Abbiamo una dozzina di ossiche della Normandia? No, abbiamo appena finito. E capisco. Ho finito pure io! Ma come faccio senza ostriche? Ma come si fa senza ostriche? Ma come faccio? Si faccia forza. Come faccio? Oddio! Faccia così. Oddio! Coraggio! È tanto una brava persona! Sì, no. Non è lui un periodaccio, gli succede tutto. A me mi fa tanta tenerezza quell'uomo. Ieri stava in giardino, ha inciampato su una buccia di cocomero. Hanno scambiato per un giocatore del Subbuteo! Aspetta un attimo che passa. Carlo, io scusami se te lo dico perché ormai siamo in confidenza, però perché Lisa dovrebbe tornare da te? Ma guardati, sei tutto sciatto, sciamannato, ma te l'ho detto tante volte, le donne hanno bisogno anche di un uomo che ci sappia fare, che abbia savoir-faire, ecco, che abbia un po' di eleganza, charme. Shake. Vuoi dire tu signora, ma quale charme sei? Charme è francese. Mamma mia che ignorante, tu non hai mai letto un libro in vita tua, questa è la verità. Sì, lo so, nella mia vita non ho avuto un bel rapporto con la scuola, come mi racconta mia madre. Tant'è vero, pensa che dice che faccio il butto fuori all'asilo. Cioè. Beh, però un libro solo ho letto nella mia vita, era la vita di Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America. E pensa che dopo tanto tempo ancora ne ho una buona memoria, sì, mi ricordo pure i particolari. Sì. Prova a chiedermi qualche cosa, dai. Davvero? Sì, dai. Ti voglio proprio subire. Lo so, dimmi le tre caravelle. Le tre caravelle? Sì, Le tre caravelle erano la Nina, la Pinta e la Sara Maria. Vedi che ancora mi ricordo. Tu sei ignorante. Tu sguazzi nell'ignoranza. Tu ti crogiuoli nell'ignoranza. Ma dico io, ma cerca di studiare, cerca di assomigliare un po' a me. Ecco, questa è la verità. Te l'ho detto mille volte. Io sì che so tutto, ho studiato sui libri. Io ho faticato, ho sudato. Io ti saprei rispondere a qualsiasi domanda. Questa è la verità. Anzi, lo sai che faccio? Ti sfido. Fammi una domanda, avanti. Di qualsiasi genere? Qualsiasi argomento. Cosa ci fa una donna nuda a cavallo? Non lo so. Il purè. Perché? Si schiaccia la patata. Schopenhauer. Filosofo tedesco. Chopin. E musicista polacco. Il nome di volta. E... John Travolta. No, Alessandro, fa lo scienziato. Complimento sugli occhi. E i tuoi occhi sono più blu dell'oceano. Complimento sulla bocca. E la tua bocca è come un frutto di bosco. Complimento sul seno. No, non ce la faccio, sono provaci volgare. Lo stesso, sono volgare, dai.
Oh, c'è Tuzzin che sta. Stavo detto, Morgan! Complimento sui capelli! I tuoi capelli sono più raggianti della luce del sole. Che ore sono? Le 4:15, sono un fenomeno, so tutto! Dai, ragazzi, io non ce la faccio più, è da ieri sera che va avanti questa solfa. Ragazzi, ma siete stanchi, ma mettete la mano, metti caso che c'è Lisa, ma che vuole subito? Ma che c'è arrivata? Nascondetevela, vedrà, vedrà, ma come facciamo? Un attimo, dai, nascondetevi là dietro, su, vicino a... Mannaggia, ma che... Scusate il disturbo. Ma no, guardi, stavo giusto aspettando lei, guardi, sì. Non è che avreste un'anticchia di patè di fegato di oca di Borgogna? Sì, ce l'ho, che qua è. Ne ho messa una scatola da 5 kg proprio sul pianerottolo. Sì. Grazie. Se lei gentilmente si appropinqua a seguirmi, io la faccio vedere. Ecco, aia, 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 aia. È scivolato, è di gamba corta, è saltato giù, che do fa? Dai, ragazzi, datemi una mano, che sta arrivando Lisa, mi prego, mi supplico, dai. Dai, dai, dai. Allora, sì, ripassiamo i preliminari, ok? Okay? Allora, prima dell'atto sessuale, che cosa dici di romantico a una donna? Allora, prima dell'atto sessuale, che cosa dico di romantico ad una donna? Sì, mi rivolgo ad una donna, rivolgendole una domanda con classe ed eleganza. Bravo, e che le dici? Amo, t'andrebbe da fate una pelle? Carlo, tu non devi proprio parlare, ok? È meglio, eh? Devi creare l'atmosfera. Abbassi le luci, ti avvicini, la sfiori con una scusa, magari, che ne so, le togli un capello dalla spalla e poi... Oh, che è? Le soffi delicatamente nell'orecchio provocandole un brivido alla schiena e dopo ti spogli seducendola con i movimenti. Deve essere una danza erotica, il preludio all'accoppiamento! Ma me lo prendo un mese di ferie? Devi parlare con il corpo. E che c'è? Ciccio, come va? Tutto a posto, eh? Siamo stati 3 mesi dal dietologo. E quanto abbiamo perso? 3 piotte. Ma che ci siamo andati a fare, Ciccio? Tiè, a posto l'ombelico c'è un tombino, guarda che roba. Allora, senti... Tutte queste cose difficili, no? Tu mi hai chiesto un piacere, ok? Io gli ho dedicato tutta la notte, gli ho insegnato quello che ho potuto e ora dipende da lui, ok? E poi, ragazzi, si è fatto tardi, ora devo proprio andare. Le sorelle mi aspettano in convento. Sorelle. Pamela! Ma ti sei fatta suora? Hai capito che la perdizione non era la tua vera strada? Hai capito tutte queste cose? Certo che siete proprio due coglioni, eh? Uno solo, perché la domanda della rivolta lui ho fatto solo da eco. No, per cui, io ho capito che era in senso ironico. Te pare che la fanno suore, e poi sì, come la chiamano? Sor Camilla, 100.000 e te confesso, ma dai, su, su. Senti, senti. Mentre tu ti direttavi con Pamela, io ti ho preparato qualche cosa, guarda, di cui me ne sarei grato per sempre. Innanzitutto, guarda qui che cosa ti ho preparato. Qui ci ho messo un 33 giri, un LP, l'P. Questo è un LP di Frank Sinatra, Ma quando l'ha registrato c'è Marzinghiozzo. 33 giri che ha Mountain Bike ha fatto questo. Ma no, è un originale, capito? Pensa all'altri. No, pensa che questo qui è Strangers in the Night. È una cosa che crea un'atmosfera eccezionale. Ricordatelo, è Strangers in the Night. Io mi ricordo poi il resto. No, perché il resto arriva adesso. Perché guarda, qui dietro ho nascosto un microfono panoramico. Cioè significa che è un microfono che sentirò tutto quello che avviene in questa stanza. Però se tu ti avvicini lo sento meglio. Perché lo sentirò io? Perché sarò qui sotto e attraverso un microfono che avrò io e un auricolare che darò a te, ti potrò suggerire le risposte alla bisogna. Oddio, ma che... Oddio. Ah, sorella, hai facendo? Oddio. Caro, tu spoetizzi sempre tutto, alla bisogna, diciamo al momento opportuno. Vabbè, ma dimmi al momento opportuno, no? Vabbè, è uguale, vabbè, tieni. Ma io già sono agitato, alla bisogna. Che prendi è questo, mo? Auricolare, te l'ho detto. Che è un auricola? Auricolare. E che serve? Lo indossi, lo metti nell'orecchio e nell'orecchio? Sentirai... Sì, sì, sì. Sì, ho capito, ma come lo giustifico io questa Lisa, Che ne so? Lei arriva e mi trova con un auricolare dentro l'orecchio, io che gli dico... Vabbè, gli dici che è un apparecchietto per l'otite, che sei un po' sordo, ho capito? Lei me lo trova cambiato, infatti mi trova cambiato. Prima ci sentiva, adesso mi trova sordo. Vabbè, che... Vabbè, che... Vabbè, l'idea, mi potevi portare pure il cane da pastore con la croce rossa, un bastone bianco, cioè guarda, sono sordo e non vedente, se li mettiamo insieme, se secca ma accompagno, no? Sono soddisfazioni, genio. Genio. Sei sempre tragico, sei tragico. Vabbè, comunque, senti, a studiare hai studiato. La tattica di Pamela te la ricordi? Le cose più o meno le sai. Se qualche cosa non ti ricordi, te le suggerisco io. Ok? Io vado perché sta arrivando Lisa. Senti, non vorrei... scusa, James Bond del Tiburtino, scusa un attimo. Ma io ti vorrei portare a conoscenza che da questo piccolo
auricolare, dipende il futuro tra me e Lisa, quindi ritengo opportuno fare minimo una piccola prova, no? Ma non c'è bisogno. Perché? Dei carabinieri. Capozza, fa una bella prova, te ne annaga, me ne lanza, me ne lanza. No, senti, è per dai, farti prova, stare su. Più tranquillo, dai. Sì. Allora, mi senti? Sì, ti sento benissimo, senti Tommaso. Che... Oh, senti bene quello che ti sento bene, sì. Tommaso, ti sto perdendo, Tommaso. Sto a scherzare. Ma come fai a scherzare a un momento del genere, eh? Vabbè, ma io sono tutto un fremito, vai fuori, fai una prova dall'esterno, vabbè, dai. Mamma mia, ho fatto uno sbaglio. Ma io sono agitato, ma che fai? Faccio la prova, stai calmo. Dai, su. Oh, mi senti? Ti sento benissimo, Tommaso. Senti quello che sto dicendo? Sì, ti sento. Allontanati. Endo. Tommaso, ti sto perdendo. Sto a scherzare. Ma va in culo, va. Come sei qua? Oddio. Suona la porta, che faccio? Tommaso, suona la porta. Vai ad aprire, vai. Dillo, vai no. Ad aprire. L'ho detto, vai ad aprire. Vado ad aprire, ma che gli dico? Io non sono preparato. Quella Schumacher, come si chiamava il filosofo Schumacher? Ma che so. Ciao, Erika. Ciao, Carlo. Erika! Ho visto per me di Tommaso che usciva e sapevo che eri solo. No, ma questo, ho guarda, bisogno di parlare. No, guarda, non è il momento, sto aspettando Lisa, devo rimanere da solo, anche perché sta arrivando Lisa e non ho tempo da perdere. Ti prego, che cazzo, ho capito, mi siedo, va bene? Oh, basta parlare, no, chiedi questa cosa da stilare, mi sto sotto. Ciao, regolare, ciao. Sai, Carlo, arriva un momento nella vita in cui una donna si pone delle domande. E proprio oggi ho deciso di farti queste domande, no? La domanda è giusto reprimere gli istinti animali? Quanto ciò per rispondere? Ma no, non devi rispondere, è una domanda retorica. Io ho sempre represso i miei istinti animali. Sapessi quanto ho cercato la femmina che è in me? Non l'ho mai trovata. È proprio vero, quando ti serve qualche cosa non la trovi mai. Sempre congelata da questa maledetta morale borghese. Ma come cambiare? Cosa cambiare? Insomma, stamattina mi sono messa davanti allo specchio, mi sono guardata e mi sono detta: Erika, non puoi sprecare così la tua vita. Sei ancora una bella donna, due bocce così non le puoi mica sprecare. Hai ancora qualcosa da dare ad un uomo, qualcosa da offrire. Erika, scusa, ma da me cosa vuoi? Carlo, eh? Io quella notte ti ho sentito con Pamela che facevi il mulino a vento. Oddio, ma che mi hai riconosciuto, dai, Vale? Ma che e vuoi? Trivellami, Carlo! Trivellami! Oddio, ma che ha fatto? Messa pure le manine, che è successo? Ma no, ma batta la vaccata, sta arriva Lisa, come si è marcato, no? Cascia! Cascia! Sì. Tetta! Piacere! Patà! No, patà, no, patà no, eh! Senti, senti, Erika, vieni qui, serviti qualche cosa da bere che sono subito da te, eh! Sì, però ti avviso, se bevo divento sconveniente. Tu diventi sconveniente! Roba che se te vede cicciolina si fa il segno della croce! E dai, su! Ma dice tua moglie che vuole fare la maiala con me, ma che devo fare? Ho sentito, io non so come fa a piacere di uno come te, visto che era abituato a me. Ho capito, ma che devo fare? Da 5 minuti arriva Lisa, dammi il suggerimento, no? Lo sai che si merita sta zozzona? Dai una botta secca, via. Ma te sei pazzo? Ma te dico che adesso arriva Lisa, ma che stai dicendo? Ma sì, dai una botta secca, tanto dopo 3 secondi si addormenta, così si impara. A Ciccio, con te si addormenta, con me c'è la residenza, non ha capito una cara. Ma che fai, parli da solo? Ma da solo, stavo giusto riflettendo, ma se Roma è sparita e io ci parcheggio il cinquino, mi sparisce pure il cinquino. Allora evito, lascio attaccato al muro. Senti, se fai qualche cosa, sono subito. No, sì, non la far bere, non regge l'alcol. Ma questa non regge manca la Coca-Cola, ma ne hai vista come sta? Ma vai, capito o no? Carlo. Chi è che mi chiama? Che è? Ha bucato? Carluccio. Attenti a pieni di chiodi, attenta. Che vuoi? Che fammi cerchi? Oddio. Martino. Oddio. Oh, guarda, è finito un murro. È finito un murro. Io l'avevo detto a muratore, muratore, fa un altro murro. Che se viene Erika t'appoggi. È sparito un murro. E che c'è? Sei di madrelingua, che hai fatto, eh? Che vuoi? Ti arriva Lisa, perché te ne vai? Ti hanno fregata la corda, dava la corda. Schiappettiamoci! Dio di Maria, ci guarda tua moglie! Schiappettami! Ma che vuoi? Gorillami! Ma che sei zitto? Scodellami! Oddio! Troppo puppami! Ma cazzo parli, oh! Oddio! Oddio! Ma che cerchi? Ma sono persi i reni! Ah. Oddio! Ma che c'è, non ti piaccio? Ma certo che mi piace! Diciamo che per te provo una modesta attrazione. Mi basta! Ho capito, sì, ma non pensare che sono... che io sia lo stallone che tanto ti immagini. Ah, peggio di Tommaso non potrei essere. E perché? Ah, è sempre stato un uomo noioso. Guarda, c'è solo una parola per definirlo. Moscio. Ah, Tommaso, sei moscio, registra. Guarda che dice così perché è ancora offesa con me. Senti, Erika, io... Sì? Mi accoppierei con te molto volentieri, sì? Solo che adesso... non possono. Perché? E perché, perché, perché... Perché ce la faccio dopo sta cavalcata? Cavalcata? Ma che è? Cavalcata stallone! Stallone! Stallone che monta! Attacchio! Soccolo! Oddio! Se, dimmi le parolacce, le sai, no?
qualcuno. Sì, spino, ma non le solite. Voglio sentire qualcosa di veramente. Erika mi provoca. Dai. Erika non mi devi da provocare. Assù. Erika non mi provoca. T'ho detto dimmelo. Erika l'ha voluto te. Sì. Animateli meglio. Sì. Li portacci. Perché sei una grande zoccolo. E te l'ho detto che non regge l'alcol. Ma vengo capito, su. Ma vabbè, visa, vengo su io, sto qui sotto. Oddio, ha suonato lì la porta, sono rovinato, so. Non vedi chiudi le gambe che ti scappa la marmotta, oh. Oddio. Tira da su, ecco. Oddio, mazza quanto pesi, oh. Ma che te sei mangiata, una fiorentina di 60 anni, oh. Mettere qua, sapone qua, eh. Ecco qua, tranquilla, serena, oh. Tutto a posto, vaccinata se sta a fare sauna dentro zero. Io c'ho una donna nuda, dei divano e che vuol dire? Faccio la pubblicità, c'ho i soldi, ma so comprare pure una donna nuda. Che? E il musicista polacco sta a pulire i vetri al filosofo tedesco. A me mi va l'infarto. Ecco là. Ma quanto ci metti? Ciao Lisa. Ciao Carlo. Che piacere rivederti. Ti stavo giusto chiedendo, ma quando arriverà Lisetta mia? Sì, eh. E nel frattempo ascoltavo un brano del vecchio Frank. Ah sì, ancora quel disco di Califano. Ma quale Califano, amore? Per Frank intendo Frank Sinatra. E stavo ascoltando un brano di quelli che l'ha reso più celebre, il famoso Stranger in the Night. E ti dirò di più, che da quando ho iniziato a studiare l'inglese ne comprendo anche adesso, sì. Sì, sì, Stranger in the Night, stringersi nella notte, un brano romantico. No, sconosciuti, stringersi vuol dire sconosciuti. Stranger in the Night, stringere degli sconosciuti nella notte, un brano sulla solitarietà, un contesto sociale, ma che vuoi fare? Ma che ne so, ma che sto a dire? Ma che stai a fare, amore? Amore, Lisa. Sta la roba che t'ho lasciato. Lisa, ti supplico, fermati un attimo, ti prego, ti imploro, ed è tanto che aspetto questo momento, Lisa. Da quando te ne sei andata questa casa è diventata vuota. Come vuoto è rimasto il mio cuore. E adesso che sei qui, io Lisa, ho bisogno di parlarti, Lisa. Lisa, io ho bisogno di dirti, amore. Lisa, che te devo dire, Lisa? So che ce l'hai con me. So che ce l'hai con me. Bau, bau. Ma che stai a dire? Ma che ne so? No. Io lo so che sono stato un marito stronzo. Io lo so che sono stato un marito proprio così. No, proprio un marito stronzo. Io lo so che sono stato proprio un marito così, così, faceto. No, proprio un marito stronzo. Ma che ha sentito? Ma che? Mi dici che? 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 E per questo volevo dirti. E per questo, amore, che io volevo dirti. Oh, ma che mi ha pisciato addosso? Oh, ma che mi ha pisciato addosso? Maga, che stai a dire? Ma che mi sento bene, lo vedi? Non dicevo a te, dicevo un cane qui di passaggio. Ma non dicevo a te, dicevo un cane qui di passaggio. Ma Carlo, ma che sto a te pure io? Oddio, mi sento male. Cani, ecco, amo, te la dico io una Oddio, cosa. Te c'hai bisogno del dottore. Sì, amo, che ragione. Zitto, rimani qua, io mi devo la roba mia senza che... Però aspetta un attimo, amore, prego, ti supplico. Mi è arrivata a casa. Non mi lasciare in queste condizioni, siedete un attimo, fammi compagnia, non mi puoi abbandonare adesso, mi sento male, amore. Come una volta, scambiamo due chiacchiere, al tempo di riprendermi e te ne vai. Mi fa una pena, mi fai. Ti prego, siedi su quel divano, solo per quello che mi è costato, amore. Metti a sedere un attimo. Mi è costato. Oddio. Amore, raccontami quello che fai durante la giornata, come passi le tue come giornate senza te, amo. Niente, ma che va abbastanza bene senza te, eh. La mattina aiuto mia madre al mercatino, e il pomeriggio faccio un pochetto di giri sul motorino. Ma te piuttosto stai a magnà. Sto magnà, mangio quello che posso. E te vedo un po' sciupato. Menuto di scatoletta, a volte riesco a manca aprile per leccare la confezione, che tu fai? A te piuttosto, amore, che mi dici? A chi stai a guardare, eh? A te ne sto guardando. E a me che mi devi guardare. Ma a te ne sto guardando. Perché so io quello che soffre, amore. A te ne sto guardando. Oddio, guarda. Ti sei tutta bagnata il pancino. Ma che stai a fare? Ma tanta l'asciugatina, ma prima che ti viene una pleurite ombelico, te prego, amore. Raga, ma so solo due cose. Ma quale due cose? C'è una pozzanghera, un altro pareschio di affogattere, prego. Vengo subito da te, amore, te supplico, non è il caso, devi venire da casa. A me per sappiare l'infarto, per sappiare. Carlo, stai perdendo tempo, ricordati la tattica di Pamela. Prima seducila col soffio. Ma quale soffio? C'è più gente a casa mia che la fiera di Roma. Ma che sta succedendo qua dentro? Oh? E te via qua, eh? Slinguazziamoci! Se volte slinguazzo io per qua. Oddio. Ma che era? Era tua moglie che voleva scappare col cinquino! Oddio! 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 Ma che stai a fare, mo? Ma niente, stavo notando, no? Te compri un divano senza bottoni. Sì. Poi ieri mi sono mangiato una fetta di cocombero, sarà cascato qualche seme, sono usciti i bottoni, lo vedi? Ma te prego! Fatto,
Che fate? Riprendi le tue cose? Che hai tutto, che ha fatto? No, c'è un po' forse questa spalla forforescente. Aga, ma che c'hai, ga? Che è? Ma i dischi, amore, che temi tutto? Intanto me li pio pure i dischi, ma no, via. Ma no, lascia le copertine così mi ripassi i testi, no? Bravo. Oh, vedi questa? Aga! Ma questa si ferma un attimo, come faccio a soffiaia? Mi senti? Tommaso, mi vai dalla risposta, sbrigati! Aga, ma che sei, pure a parlare col quadro vuoto? Ebbene sì. Da quando te ne sei andata? La solitudine mi ha portato a scambiare quattro chiacchiere con l'arredamento. Ieri parlavo di politica con il divano, discutevo di calcio con il comodino. Lei laggiù non mi rivolge più la parola perché è stufa, e io che tu fa? Ma amore, per superare questo stato di depressione io ho iniziato a prendere anche delle lezioni di ballo. Sì. Ah sì? Sì? E che ballo? E che ballo? Flamenco! Oh. Sì, c'è un ballo che a me mi fa proprio schifo, è il flamenco. Ah, vabbè, dacci, tu lo sapevo io. Vabbè, ma te preoccupare, intanto mi ripio la roba mia senza niente. Che c'è? Che è? Ca, che stai a fare? Che sto a fare? Non fa niente, che sto a fare? Ca, che è successo? Niente, che sto a fare? Te rode. Ma me rode, mi è uscita qualche bolla, sarà per quello che mangio, tutta roba scaduta. Allora, dai, dai, mi viene un mar de panza, ma che ne so. Poi la mattina mi sveglio con mar de testa. Che dicevi, amore? Che dicevi? Che dicevi? E io non t'ho detto proprio niente! Allora so io che ti do un suggerimento, se vai in bagno c'è una sorpresina per te. Vai in bagno, amore, vai in bagno, dai, vai in bagno. Vai in bagno! Ma chi c'è sta lì? Ma chi c'è sta lì? Chi? Guarda, te voglio proprio da soddisfazione, voglio sentire proprio la linea d'orientamento. Questa chi è questa? Non c'è nessuna, amore, ma che sei a di? Ma dove? Ma te sei quella? Oddio! Ma questa chi è? Esci da fuori, oh! Amore! Ma Erika! Ci è venuta a trovare Erika, che sorpresa, amore! Ma che ti è venuta a trovare? Mutande? Ma sarebbe sbrigasse, pensavo che tu amo uscito, vedi? Chiudi che fa corrente, sì! Te lo sapevi che dovevo venire! E tu sei voluto vendicare? Ma che vendica questa? Sì, per la verità! Io non c'entro niente, questa si è trovata a casa! Sta a caricare, Sta a caricare! Grazie da tutto, è un piacere, te voglio bene! Senti che botta! Oddio, che trambata! Ma è storto il naso, ma è storto! Vieni qua, vieni! Oddio. Ah, ricordate, con questa io e te non siamo separati, no! Te sei morto e io sono vedova! Ho capito, ma te ne vuoi andare, ma io che c'entro, mi ha fatto male, mi ha fatto! Addio, cuore! Oddio, che trombata! Oddio, oddio! Vieni! Vaffanculo pure te! Campioni del mondo, campioni del mondo, ale, oh, ale, oh. Mamma mia, Carlo, ho capito, stai così ancora per quella storia di Lisa, eh? Ammazzo, sei come Cicciolina, ti sfugge in cazzo proprio. Vabbè Carlo, però la colpa è anche la tua, tu stai tutto il giorno a sentire questa musica deprimente. Ma dico io, abbiamo vinto i campionati del mondo, ma ti rendi conto? Tutta l'Italia in festa, sono tutti scesi nelle piazze a gridare la loro gioia. Senti, guardi, sono i collegamenti per televisione, per radio, vuoi sentire? Senti, senti. Forza Lisa! Basta, basta! Aspetti questo apparecchio infernale, non ce la faccio più. Un po' di pietà per chi soffre. Vabbè, senti Carlo, facciamo così, ci vado io a parlare con Lisa. Che gli dici? Che le dico? Le dico la verità, che tu sei tutto il giorno depresso, che ti manca tanto, che speri tanto che lei ti perdoni. È davvero? Faresti questo per me? Ma certo, ma sono un amico, no? Ah, vedi chi ci sta? Tommaso, ma che stai a fare qua? Niente, prendevo una Coca-Cola. Al banco da assorbenti? Ah, ecco perché non la trovavo che... Senti... Che ci sta pure quel boia giù da un fame ladro? Carlo? No, Carlo non è potuto venire, sono solo. E com'è che viene a fare la spesa qua? A 20 chilometri da casa tua? Com'è? Vabbè, in realtà è perché io ti devo parlare, Lisa. Guarda, vedi, mi sembrava. Ma che usi questo qua per i colorati? Beh, sì, veramente sì. E grazie all'associazione Salvacolore ottengo degli ottimi risultati anche a bassissime temperature, sai? A basse temperature? Sì, ti viene bene? Lo sai anche sui calzini di Carlo. Oh, che? Non mi parlate i calzini di Carlo...
li lasciavo ovunque. A voi sapete una cosa? Una volta ne ho trovato uno dentro la pasta e fagioli. Lo sai che mi sembrava? Da gotica! Pensa che schifo! Sì, ne... Oh! E volevo parlare quando fa la piscia! E parliamone, se ti fa piacere. Ah, oh, sembra che deve spegnere l'incendio! Oh, ma pare chissà che c'ha! Sì, idrante. Senti, comunque, noi dovremmo parlare... Ah, vedi, non mi dici che fai pure i dorci. Sì, veramente sì. Nuovo modello. Qual è il tuo dorci preferito? Lo studio di mele. Oh, pensa un po', lo faccio pure io. Davvero? Però mi viene tutto moscio moscio. A me modestamente no. Ah. Sì, perché ho due segreti, sai. Uno è la cannella. Cannella come se piovesse. L'altro è le mele del Trentino. Bisogna usare esclusivamente Trentino. Le mele del Trentino. E io come le riconosco? Dall'accento tedesco, no? Ah! Aia! Non perdi l'occasione per fare una battuta buona. Ma quanto sei simpatico! Sei a famiglia madoma, però, eh. Oddio, che ti ho fatto male? No, anzi, mi ricordi la prima volta che ci siamo conosciuti, ma sei partita da capoccia. Vabbè, mi ha fatto preoccupare. Dai, Vieni qua, via. Sì, senti, là. Ma una curiosità proprio che... Sì. Che mi attraversa il corpo stasera. Dimmi, dimmi. Ma che ci fai con sta melanzana così grossa? Se non me meni te lo dico. Ci faccio la parmigiana. Ah, parmigiana? A voi sapere un'altra? È il mio piatto forte. Ah, davvero? Sei brava. Se, so meglio di te sicuramente. Ma dimmi un po', ma che c'hai? Due segreti pure per fare la parmigiana? Beh, veramente due segretucci ce l'avrei, sì, sì, sì. Sì, perché vedi, io nella melanzana ci metto i pomodori a tocchetti. Cioè, quindi potete fare tutti i pomodori a tocchetti. E poi un'altra cosa che uso sempre è che il formaggio. Perché è importante che il formaggio che fila e fonde, fila e fonde. Che fila e che fonde. E non ci devi mai mettere l'aglio. Ah, ma l'aglio te sa ripropone! E certo che ce l'ho l'aglio. Torno a casa del mio cugino e mi danno la maglia rosa, oh. Mica lo trovavo. Mamma mia, c'ho le gambe così secche, ma così secche che per far vedere che c'è il ginocchio io ho dovuto far nuoto. Mamma mia, fammi appoggiare sta cosetta qua. Piano piano, t'ha preciso, t'ho caruccio, t'ho pettinato. Mo mi appoggio un po' sul divano, è il tempo di riposarmi, è il tempo di rifarmi e mi rialzo. Voglio diventare una figura mitologica, oh. Mezz'uomo, mezzo divano. Vedi, ma che è successo? Hanno arrestato la pora Heidi, oh, per uso e spaccio di sostanze stupefacenti, oh. Dicevo io, tesorito nei monti, e caprette ti fanno ciao. Ma che cazzo ne sei pippata, oh? Mamma mia, come sto? Ma che è, oh? Mamma mia, oh. Dreams are you are to say. Oddio, ma che ho? Il carabiniere volante! A me come sai? Ma che è il fiore del maresciallo sbrocca? Argiramento dava, da caserma di Carlo Fracci, ma che te parli? A me come stai? Ma lei chi è? Come ha fatto? Ma chi sei? Ma chi sei te? No, ma lei chi è? Io sono il cugino di Carlo. Ah sì? E come fate a entrare? Che chiavi, semplice. Ma chiavi? Pensa che mi stavo a sbagliare. Stavo a aprire la porta che chiavi dalla macchina. Un altro po' metto a moto tutto il palazzo. Senta, se vuoi sapere, le posso essere utile? Mi sì, dica. No, so io che sei inutile, è giusto che me ne vado. No, se anche perché c'ho giù il facciolo che mi sta aspettando. Il facciolo è nemico mio, sì. Ma detta cipò. Ma perché non sa andiamo in sala corse? Se giochiamo quattro cavalli legati. Ma lo so, guardato, io ho fatto faccio. Ma se ne sciai, ma quando arrivano? Mamma mia, come sto? Chi è? Alla che c'è qualche spicciolo e lei? Tutti spiritosi in famiglia, eh? Vabbè. Carlo, però, per fare lo spiritoso ti sei perso una donna come Lisa. Ma dico io, ma come si fa? Ma come si fa a lasciar scappare una donna con quella forza, quella grinta, quella, che bacia poi così bene, guarda, guarda. Ha lasciato pure un succhiotto. Oddio, un succhiotto? E ma come faccio? Oddio, che faccio? L'alcol si leva, sì. Con l'alcol si leva. No. Ce l'hai fatta a tornare? Ma se posso sapere dove sei stato? Ma è tutta la notte che ti aspetto in piedi. Niente, ho preso freddo, il torcicollo. Hai preso freddo? Un torcicollo? Sì. Ma che ha fatto? Ma dico qua che ha fatto? Ma che è un succhiotto? Ah, era di là? No. No, è uno sfogo. Perché sono allergico alla parmigiana. La parmigiana?
come me la faceva Lisa. Lo so. Ma che sai? L'immagino. Ma che immagini? Penso. Ma che sta pensando? Si dice così. Ma che lo dici? La parmigiana. La parmigiana. Come me la faceva Lisa. Lo so. Ma che sai? L'immagino. Ma che immagini? Penso. Ma che sta pensando? Si dice così. Ma che lo dici? La parmigiana. La parmigiana. Come me la faceva Lisa. Lo so. Ma che sai? L'immagino. Ma che immagini? Penso. Ma si dice così. Ma che sai a te? Ma che te sta a metà? E lo so perché fai il vago, lo so. Perché Lisa ti ha parlato. E qualche cosa ti ha detto. E immagina pure cosa ti ha detto. Ti ha detto che c'è un altro, eh? E tu non c'hai il coraggio di ridimmelo. Ma non ti preoccupare, ma non ti preoccupare. Che io tanto lo vengo a sapere il nome e cognome dell'infame. E una volta che lo vengo a sapere, lo sai che cosa faccio, eh? Lo strozzo con le mani mie! Lo sai adesso che ti dico, eh? Che mi dici? Sapamo una biretta, Ciccio. No, no, non me va. Magari dopo. Posso sentire un po' di televisione prima? Ma come io dico. Prendiamo la linea per un'edizione straordinaria del telegiornale. Stamattina all'aeroporto Leonardo da Vinci, la squadra italiana vincitrice del mondiale appena rientrata da Madrid è stata attaccata da un comando che ha rubato la Coppa del Mondo strappandola dalle mani di Dino Zoff dopo una breve colluttazione. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno bloccato l'intera banda, capitanata da Achille Bonfanti detto Palle Secche. Il Palle Secche si è reso protagonista di un breve conflitto a fuoco ed è stato arrestato, mentre purtroppo un componente del comando si è dileguato con la preziosa refurtiva senza lasciare traccia. Tutte le forze dell'ordine della capitale sono state allertate. Hai capito, palle secche, conflitto a fuoco, a fuoco. Pum, pum pum pum. No, no, dico pum pum, pum, pum. Non hai capito, dico pum pum, pum, pum. Io a quest'ora come un orologio, pum pum. Devo andare in bagno, oddio, devo andare in bagno, in bagno. Palle secche, hai capito? Vieni, che c'è da fare un colpetto. È il furto della roba del mondo, un colpetto, ma lo chiami? Ma colpo che te mette a fame. Grazie di aver il televisore spento e non mi senti a fame. Altro che birra! A me anch'io la camomilla mi ci vuole adesso, vedi? Mo la porta a fa, è il colpo da colpa del mondo a me! Tommaso! Sì! Dove sta la camomilla? No, siccome tu non ti degni di comprarla, ho dovuto anch'io... Dove sta la camomilla? Nella busta! Sto disgraziato! A me me la fare sta, a me! Metti il telefono pure, ti dico che sto male, vieni di nuovo a far colpo la Coppa del Mondo, c'è il problema. È una roba, la Coppa del Mondo, la Coppa. La Coppa. Oh. No. 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 La Coppa. No. La Coppa, no. Oh. La Coppa. Oh, la coppa. La coppa. La coppa. La coppa. Sì. La coppa del mondo. Sì, bella. Ha vinto noi, sì. Sì, la coppa. La coppa, sì. La coppa. Carlo, che stai facendo, Carlo? Non è come pensi, guarda, no, no. Non è come pensi, non mi guardare, guarda, non c'entro niente. Io ho sentito la notizia, mi sono fatto prendere d'aginazione. Ho aperto la credenza, cercavo la camomilla e tan vedi, questa settimana con la camomilla regalano una Coppa del Mondo. Non c'entro niente, hai capito? Non c'entro niente io. Sì. Hai capito? Sì, 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 sì. E io ti credo. Ti credo, lo sai perché? Perché t'ho visto. T'ho visto che facevi la sceneggiata quando ho sentito la notizia in televisione, t'ho visto. Ma che stai dicendo? Ma non ti vergogni di quello che dici, eh? Non ti fidi della parola di un amico! Ho capito! Tu mi hai mandato a parlare con tua moglie per poter rubare liberamente la coppa, bravo! Questo è quello che pensi, eh? Bravo! Perché io t'ho mandato a parlare per rubare la coppa! Ma vergogna, io la notizia l'ho sentita adesso da te, dal televisore! C'è solo una cosa da fare! Là dentro, ma devi credere, capito? Vieni ma qua! Tiri fuori le manette! C'è solo una cosa da fare! Ah, vuoi... Ma vuoi restare? Vuoi restare innocente? Fa più male a me che te! C'è il coraggio di restare innocente! Forza, fammi! Mazza! Che bel coraggio, eh? Bravo, bravo, brigadiere Risello, complimenti. Ma se ti dico che la coppa ho perso la credenza del farmi la coppia, c'era la coppa. Pronto? Pronto, capitano Tinelli, sono il brigadiere Risello. Senta. No, chiami Carabinieri. Ho recuperato la Coppa del Mondo. Certo. Sì, signore, grazie. Sì. Ho anche arrestato il ladro. Io sarei. Cioè, appena possibile lo porterò in caserma. Bravo. Sì, signore, grazie. Sì. Bravo il nostro brigadiere Risello, complimenti. Ha chiamato i superiori. E che cosa ti hanno promesso, eh? Una medaglia d'oro al valor militare. Stai zitto, stai zitto, un aumento di stipendio. Ma io te lo faccio dare l'aumento di stipendio, ma certo, come potrei mai tradire un amico, sì? Ma non per aver stato il ladro del furto della Coppa del Mondo, no. Per aver stato un omicida, sì. Uno da quelli che ha ammazzato un carabiniere infame come te! Ma che oddio!
Apri, apri! Sì, così ricomincia a rubare. Ma quale rubare? Apri, che qua dentro lo so, pum pum, non si respira, apri! Ma no, senti che puzza, apri, non c'è nemmeno la finestra! Smettila! Non resisto, apri, ma che hai combinato qua dentro? Smettila! Azzozzone! Quali altre menzogne, quali altre bugie dovrò sentire, eh? Tu hai compiuto un'azione che è indegna di un essere umano. Tu mi hai mandato a parlare con tua moglie per poter rubare la coppa. Così hai tradito me e hai tradito specialmente tua moglie. Per che cosa? Per una coppa del mondo. E allora sarà pure la coppa del mondo, ma anche se... La coppa del mondo. Però questo non giustifica... Ma che è indemoniata sta qua? Non giustifica il fatto che tu possa... Aspetta che mo vengo, perché c'è il Ferrari Station Wagons? Abbiamo preso Wagons, così c'è spazio per mettere la coppa. Non vedi l'uomo morto, pensa che prima andavo visto. Ma che pensi che col cappello non ti riconosco, ma mi fa favorita, mi fai a lei? Oddio, sono arrivati i ladri, mi hanno rubato la coppa! Oddio, chi è? Buoni carabinieri! Preferisco i ladri! Fatemi entrare, fatemi entrare! C'è nessuno! Allora? Chi è? Che stai cercando? Io niente, come se accende la luce a buio. Un po' di sale. Ah, un po' di sale? Sì, un po' di olio. L'olio cerca. Un po' di stalio. Dico così mi faccio una bruschetta, mi faccio due risate. Sì. Vai avanti. Voglio proprio tu vedere, me lo chiedi, io vado avanti. Che problema c'è? C'hai i gradi? Dove vai? Vado avanti, dove vado? Ma vai avanti metaforico. E come cazzo se va avanti metaforico? Ma dove vai? Vieni qua. Ma quando lo capirai che tuo cugino si sta approfittando di te? Ti ha detto vieni qua, prendi la coppa, la porti a casa tua, così lui Ma che ti sta inventando? Ma che ti sta inventando? Guarda che la coppa che ho portato io qua. Vedi che vuol dire a non aver pagato la bolletta del gas? Ti sei spenta la fiamma e capisci un cazzo. Come è? A portare la coppa, perché? Fammi capire, sì. Tu hai portato qua la coppa, invece che la coppa, perché non l'hai portata tu a casa tua invece di portare tu la coppa? Andiamo a rubare, perché già so che mi stai ipnotizzando, eh? Ho portato la coppa qua perché c'ho un problema di spazio, io ho casa piccola. Io ho casa così piccola, ma così piccola, che la mattina quando apro la finestra entra il sole e esco io. Pensa che quando ci sono andato a abitare la prima volta mi sono presentato con la maschera e le pinne. E perché? Perché c'era scritto su un baffitto, ma che devo fare? Cioè vivo... con mia sorella, porella, si chiama Mary, pesa 185 kg scarsi, pensa che soffre pure di aerofagia. Ieri mi ha telefonato e mi ha detto, Cipo, ma possibile che ogni volta che mi scappa una puzzetta mi si gonfio nelle gambe? E che l'hai detto? Hai provato a levarti le calze, ma che gli devo dire? Vedi andartene, va. Vabbè, va, c'ha ragione, vai, pure vai. Te, non mi sento tanto bene, no! Ma vado a casa e mi rimetto davanti allo specchio. Davanti allo specchio? Sì, perché il dottore mi ha detto a Cipolle, se vuoi guarire, riguardate! Mamma mia, come sto! Spezzi. Senti, Carlo, Carluccio, hai sentito, si è chiarito l'equivoco con tuo cugino... È stato solamente un qui pro quo, ecco. Poi mettiamoci una bella pietra sopra. Ah, ecco, pensa che l'ho fatto andare via, eh. Avrei potuto arrestarlo, invece... Senti, Carlo, io ti faccio uscire, però tu stai calmo, tranquillo, discutiamo le cose da persone adulte, ecco. Ecco, ti apro, vieni fuori con calma, siamo due adulti, ecco. Che mi devi da dire, eh? Sei ancora incazzato? Pensavo che ti eri calmato, ti ho sentito in silenzio. Ero svenuto per la puzza, stronzo. Senti, hai sentito qui tuo cugino, insomma, mi dispiace, ma... Non ti vergogni per quello che hai fatto, eh? E che ho fatto? Ah, che cosa hai fatto? Ti sei approfittato dell'infelice. Ma sei un tossico. E beh, hai mai visto un tossico felice? Senti, lascia perdere, ne parliamo un'altra volta di tuo cugino, eh? Ti conosci, l'avevi sbagliato, eh? Sì, adesso però... Certo. Cioè abbiamo una cosa più importante. Io ti devo dire una cosa, ma tu promettimi che non ti incazzerai, dai. So, dici, vuol dire che è una cosa che mi fa incazzare, che mi devi dire, eh? Ecco. Dunque, io... Aspetta che devo trovare com'è. Sì. Dunque, vabbè, ieri sera. Ecco, ieri sera io sono andato a parlare con Lisa, no? Cos'ho? Ci ho mandato io, che moderi. Ecco. Poi, a un certo punto, non so come sia successo, forse l'atmosfera, io e Lisa ci siamo, Gianni. Non ho... Cioè, è iniziato, poi... Ieri sera... Io no, sono all'inizio l'ho capito, è sul finale che mi hai sfumato con una certa... Destoccata, così... De che? Oh, che sai? Oh. No, era... Oh, io sono reduce pure nell'asfissia qua dentro, specifica, no? C'ho ancora un po' di memoria, oh. Mo te lo... Mi sono comprato pure le pasticche per la memoria, solo che mi scordo le mie pasticche. Dai.
Sono nervoso, specifica, fammi capire. Un attimo che te lo... Fammi capire, parla bene, scandisci, allora, scandisci. Scandisco, sì. Allora, ieri sera... Questo ho capito. Io e Lisa... Ci siamo baciati. No, non... Cioè, io ti ho detto di andare a parlare con Lisa per tentare di convincere il tono da me. Tu sei andato lì, a baciata. Non è che... Vabbè, perché... è una cosa innocente. No, ma succede, no? La luna, no. Le stelle, la... No, ma poi guarda, non c'era ma niente. Ma sì, di... ma succede, non è che poi, fai tante alle volte... Che... Ma che ti fa? Carlo, d'altra parte l'istinto Carlo, è una sessuale cosa è quello Carlo, che ti Carlo, è uno che ti fa. Pietà, ammazza, che ti fa? No, che Carlo, c'è? Carlo, ammazza, Carlo, fammi! Dai, ma come ti sei permesso una cosa del genere? Aspetta qua, non ti muove. Ma chi è? Chi è adesso? Ma chi è? Perché questo non cambia casa? Perché non cambia casa? Perché? Che vuoi? Scusate il disturbo, non è che vi avanza una ragosta dei carai? Sì, aspetta qua, che mi avanza tutto. Leva da qua, leva sta cosa, forza. Ecco qua, una ragosta dei Caraibi, l'ostriche della Normandia e il tartufo d'arba, tiè, ecco qua. Strozza, tiè, te voglio vedere più. Tiè, ecco qua, anzi, aspetta un attimo, tiè. Passami qua a bottiglia di champagne sul frigorifero, forza. Dammi qua, ecco qua. Ecco, tiè, Don Perignon del 64, va bene? Ma, ma non è la mia annata preferita. Ma magari siete tappo, così fate scopa. Vai, vattene. Vattene lì. Vattene lì. E ti aspettati. Ma come... Perché? Perché mi hai tradito? Perché? Vabbè, Carlo, non è... Perché che... ti sei approfittata di me, di un amico? Ma Carlo, ma è stata una cosa innocente. Sei andata a parlare col mio amore e l'hai baciata, sei proprio infame. È stato un bacetto innocente, Carlo. Tu sei infame. Carlo, ti prego, perché? Carlo. Carlo, ti prego. Perché l'ha fatto non fare così, Carlo. Carlo, lo so che ti fa male, Carlo. Ma non è infame. Lo so che...